Allora, abbiamo scelto il terzo capitolo. Fate segno, io mi ho dimenticato gli occhiali. Oh. Ah. Io universale. Allora, terzo capitolo. Il compariello. Alle elementari ho avuto un bravo maestro, molto preparato e rispettato, soprattutto perché girava armato della micidiale bacchetta di legno utilizzata come deterrente da tutti i suoi colleghi dell'epoca e assaggiata una volta anche dal sottoscritto sulle nocche delle dita per avere acquistato l'introvabile figurina di Pizza Balla mentre lui stava spiegando la poesia del fanciullino di Giovanni Pascoli. Il professor Santarello era un vero e proprio maniaco della grammatica italiana. Curava la punteggiatura nei minimi dettagli e non ammetteva nemmeno una virgola fuori posto. Una volta minacciò addirittura di scrivere tutti i segni dell'interpunzione sulla fronte di chi avesse sbagliato, facendo credere al povero Tommasino, l'ultimo della classe, che sarebbe stato il primo a essere fregiato dei suoi tatuaggi ed esposto alla pubblica gogna. Amava la lettura perché lo rialzava e conseguentemente ci faceva leggere tantissimo, soprattutto il libro Cuore di zio Edmondo, da noi alunni così confidenzialmente soprannominato per aver letto in classe, a volte anche piangendo, il suo capolavoro almeno 10 volte in 5 anni. Comprenderete che non potevamo proprio crescere con cattivi sentimenti, anzi, non volevamo proprio crescere. Anche perché spesso e volentieri il professore ci terrorizzava dicendo: cari ragazzi, il tempo passa e la morte si avvicina. Frase cinica da rivolgere a dei bambini, dettata probabilmente dal suo carattere pessimista, cosa che ho capito solo quando ho cominciato a conoscerlo meglio, frequentando quotidianamente casa sua. E già, perché papà aveva avuto la brillante idea di iscrivermi al suo doposcuola privato, non perché ne avessi realmente bisogno, poiché ero fra i primi della classe, ma solo per evitare che trascorressi gli interi pomeriggi sui campetti di calcio. E fu così che dovetti ridurre al minimo le mie sortite calcistiche, accontentandomi di una mezz'ora di partitella per strada prima del doposcuola, col risultato di arrivare spesso sudato a casa del professore, dove ero entrato nelle simpatie di tutta la famiglia e in particolare delle sue 3 figlie, da me bonariamente soprannominate le 3 grazie, che quando mi vedevano arrivare in tali condizioni mi aiutavano facendomi entrare di nascosto nel bagno per rendermi presentabile. Una volta mi prestarono addirittura un maglione e dei pantaloni in sostituzione dei miei indumenti strappati e così mi presentai agli occhi del professore, che per tutto il tempo della lezione mi guardò molto stranamente.